Si è tenuta stamane alle ore 11 nella Camera di Commercio di Bari la conferenza stampa di presentazione della 76ª Fiera del Levante. Presenti il governatore Nicchi Vendola, il presidente della Fiera del Levante Gianfranco Vesti, il presidente della Camera del Commercio Alessandro Ambrosi, l'assessore regionale Loredana Capone, il vicepresidente della provincia Trifone Altieri, l'assessore al marketing territoriale del Comune di Bari Gianluca Paparesta. Si preannuncia una fiera con la voglia di ricominciare, ma con la preoccupazione per un futuro che appare ancora incerto, ma il presidente della fiera ha l'obbligo di spendere tutte le sue forze per aiutare gli operatori economici ed il sud della Puglia in particolare ha potenzialità tali da diventare locomotiva dell'economia nazionale, così ha esordito Vesti. Nicchi Vendola, nel suo intervento, ha fatto notare che è iniziata una nuova fase in cui dall'angoscia, dalla depressione economica si torna a guardare a sud. E non il sud degli ammortizzatori sociali o il sud delle elemosine, ma il sud dell'innovazione, un sud che chiede attenzione, che chiede rispetto, che chiede un racconto non manipolato, per una ragione che non riguarda solo il sud, ma anche l'Italia e l'Europa, insomma. Senza sud e senza Europa meridionale non c'è fuoriuscita dalla crisi. La fiera è un'occasione di riflessione del sistema paese per trovare le strade della libertà economica. Il governatore della Puglia, rivolgendosi a Monti, spiega e fa notare che al sud servirebbe fare sistema sulla parola innovazione e le start-up innovative sono una delle esperienze migliori e più cariche di futuro che la regione Puglia è stata in grado di mettere in campo e chiede che su questo tema bisogna compiere un'attenta riflessione. Per quanto riguarda l'industria, non ci si deve limitare a parlare solo di prodotti tecnologici, ma anche fare i conti con la qualità ambientale e la qualità sociale, innovazione in agricoltura, nel terziario, innovazione nella riorganizzazione del contesto urbano. E quello di cui non abbiamo certamente bisogno sono le trivelle in mezzo al nostro mare. E conclude che il nostro petrolio noi già ce l'abbiamo ed è trasparente, azzurro e verde e si chiama mare. Quindi le lobby del petrolio non si mettono in testa di considerare il nostro sud terra da colonizzare. Anche con questa nota polemica, ma civile, inizia la 76ª Fiera del Levante di Bari. Nel video l'intervista al governatore della Puglia Nicchi Vendola, all'assessore Loredana Capone e al presidente regionale della Coldiretti, che sarà presente con uno stand in cui raccoglierà fondi da devolvere alle popolazioni dell'Emilia Romagna, Antonio De Concilio. Presidente, il nuovo volto della Fiera del Levante. Ma una fiera è davvero la biografia di un territorio, delle sue vocazioni, della sua capacità di allestire sistemi produttivi capaci di intercettare futuro. La vecchia fiera del Levante, quella che noi abbiamo amato da bambini, anche perché ci veniva fornita per l'occasione la possibilità di vedere film in TV di mattina e poi si veniva in fiera ed era davvero una grande festa delle famiglie ed era la campionaria, insomma quella vecchia bella fiera di un tempo è finita, sono finiti quei tempi. I sistemi fieristici internazionali sono diventati dei competitor abbastanza sofisticati e chi non è in grado oggi di adeguarsi ai tempi non compete, muore. Noi abbiamo vissuto in questi anni le più importanti trasformazioni della fiera, per esempio la nascita del nuovo padiglione, la trasformazione che è in corso della vecchia cittadella della fiera. E dentro questa fiera dobbiamo poter mettere soprattutto quei contenuti di innovazione, di promozione del talento giovanile, di collegamento stretto tra università, centri di ricerca e apparati produttivi, che rappresenta l'unica speranza, diciamo, di guadagnare futuro. Quest'anno la fiera è un pezzo di questa mutazione. Ciò che si vedrà è il cambiamento che cammina, che ha i suoi tempi ovviamente, ma è anche l'occasione per tornare a parlare di Sud. Dopo i 3 anni in cui la scelta politica del governo Berlusconi è stata di segnare una vacanza, il Sud a quel tempo non era importante, l'occupazione principale del governo Berlusconi era coccolare la questione settentrionale e le spinte secessioniste. Quest'anno invece torna il Premier ed è un fatto importante ed è per noi l'occasione per rimettere il Sud al centro del dibattito. Può l'Italia salvarsi se non si parte dal Sud?
Può l'economia rinnovarsi e modernizzarsi se non si capisce che nel nodo che mette insieme lo sviluppo dell'industria e la difesa della tutela ambientale c'è una delle partite fondamentali per il nostro futuro? Ecco, è una buona occasione e speriamo che sia sempre di più la fiera che non soltanto guarda con attenzione le imprese, ma che guarda con attenzione alle giovani generazioni. Per la Regione Puglia non ci sarà una presenza, diciamo così, burocratica e celebrativa. La Regione Puglia organizza in fiera uffici per il lavoro secondo i modelli più evoluti che ci sono oggi in Europa e dal giorno dopo quegli uffici per il lavoro saranno diffusi sul territorio regionale. Ma il Sud ha il suo petrolio, ha detto lei. Diremo al presidente Mario Monti che non abbiamo bisogno della ricchezza sporca e cattiva delle lobby del petrolio, non abbiamo bisogno di vedere prospezioni geofisiche sui fondali di Adriatico, non abbiamo bisogno di avere l'incubo delle trivelle nel nostro mare. Il petrolio noi già ce l'abbiamo, non è nero, è azzurro, è verde, è la biodiversità, è la costa, è il mare e lo difenderemo con le unghie e con i denti. Contro l'idea delle trivellazioni noi siamo disposti, noi, quando dico noi dico tutta la Puglia, tutte le forze politiche pugliesi, tutti i cittadini pugliesi siamo disposti a fare una vera guerra. Assessore, la fiera è arrivata in un momento difficile. Beh, questo è un momento sicuramente di crisi economico, finanziaria molto grave, lo è per tutto il paese, lo è a livello mondiale, non si salva nessuno, persino paesi che sono in crescita vedono ridurre la propria crescita, così è per la Cina, però è evidente che noi dobbiamo combattere la crisi e lo sforzo è quello proprio di rappresentare anche le azioni positive che sono state fatte. La crisi la si può combattere stando a casa rassegnandosi oppure cercando di mettere in campo i propri gioielli. Ecco, i gioielli della Puglia quali sono? Sono il paesaggio, l'ambiente e su questo abbiamo agito con leggi considerate anche particolarmente severe e sono però anche le imprese innovative, le imprese creative, le imprese di giovani, quelle che vogliono investire. Queste noi le aiutiamo con una serie di finanziamenti che illustreremo tra l'altro puntualmente anche in un contatto diretto con chiunque voglia all'interno del nostro padiglione nella fiera. E abbiamo previsto un portale che abbiamo sostenuto e che metteremo a disposizione di tutte le province proprio per sollecitare l'incontro domanda-offerta di lavoro e dall'altra parte vogliamo anche reagire aumentando il lavoro proprio aumentando la competitività. Il risultato di più 55.000 occupati, che è il maggiore d'Italia, lontanissimo dalle altre regioni in senso positivo, ci conforta che questa è la strada giusta, sia pure nella crisi. Siamo in compagnia del direttore Coldiretti Puglia, Antonio De Concilio. Direttore, l'iniziativa promossa da Coldiretti nell'ambito della 76esima edizione della Fiera del Levante. Beh, è un'iniziativa contrassegnata anche da eventi degli ultimi mesi purtroppo, perché è un'iniziativa ispirata anche alla solidarietà. Nel nostro padiglione, dove ci saranno circa 30 aziende espositrici in forma singola e associata, quindi anche cooperative e associazioni, avremo la possibilità di ospitare anche alcuni produttori, imprenditori agricoli delle zone colpite dal sisma, quindi dell'Emilia e della Lombardia, e avremo la possibilità appunto di vendere i loro prodotti, come dire, è cercare di dare una mano a questi nostri colleghi che sono in indubbia difficoltà. È chiaro che poi tutto questo avrà una cornice straordinaria anche di produzioni di eccellenza del nostro territorio pugliese. E abbiamo voluto, come si vuol dire, cogliere l'occasione, colpire l'immaginario collettivo impossessandoci proprio dell'ex padiglione dedicato a Byerland, quindi sostituire il prodotto non del territorio con le nostre produzioni locali. Ci sarà la possibilità di fare delle degustazioni guidate, avremo delle dimostrazioni di produzione in diretta e poi avremo la possibilità anche di far comprare ai visitatori queste nostre eccellenze. In che padiglione vi troviamo?
Allora, l'ex padiglione Bayerland, il padiglione 176 della fiera, e quindi insomma in posizione anche abbastanza centrale, e poi il nostro colore giallo saprà sufficientemente attirare i visitatori. Grazie tante, direttore. Grazie a voi.